Ci siamo. Con l'anteprima di stasera si è aperto il Valdarno Cinema Fedic. Già cresce l'attesa per gli appuntamenti, che senza stop proseguiranno poi fino a domenica, dopo le premiazioni di sabato 9 maggio. La battuta che faceva il direttore artistico, Cannes aspetta che finisca il Valdarno Cinema e poi iniziano. Al di là di tutto però per noi è un grande appuntamento culturale, è un grande appuntamento anche di promozione del territorio. Noi abbiamo cercato anche di ampliare l'offerta quest'anno, non si parla solo di cinema, ma ci sarà anche spazio per la musica, perché chiudiamo con la proiezione di un documentario che sarà anticipato dal concerto dei Rio Mezzanino, che è la band che poi ha fatto la colonna sonora del documentario, e viene presentato con la presenza della regista e delle protagoniste la domenica sera. Da non dimenticare anche il ruolo internazionale del festival di quest'anno. Premio Marzocco Abel Ferrara, regista internazionale, per la prima volta la premiazione di un regista internazionale a San Giovanni è un altro degli elementi da sottolineare. Però saranno 5 giornate, 5 serate di buon cinema, di proiezioni, di appuntamenti, di eventi che faranno sicuramente appassionare anche tanta gente che non è cinefila per definizione a quest'arte, che è un'arte importante, che può come dire, coinvolgere tanti giovani, così come è stato negli anni precedenti anche con iniziative di questo genere. Programma iniziale che vede domattina Spazio Fedic, poi prime 5 opere in concorso nel pomeriggio, la sera apertura con l'edizione restaurata di Roma Città Aperta di Rossellini nel 70° anniversario della Liberazione.